prosegue l'impegno di Casa Uggi a sostegno dei bambini, oggi inaugurate questa palestrina, in cosa consiste? Questa palestrina è una palestra di dimensioni contenute con attrezzi più semplici rispetto alla palestra di UG2, e però ci consente di iniziare i trattamenti di recupero funzionale ancora durante la fase residenziale dei bambini in questa casa, che corrisponde alla loro fase di terapia, controlli, attesa di trapianto, e quindi sono in una fase clinica, mentre invece la UG2 e la sua palestra erano stati immaginati, pensati e realizzati nell'ottica del cosiddetto progetto ponte, cioè un qualche cosa che fornisca ai bambini che hanno superato questa esperienze, fortunatamente ormai sono veramente tanti, di poter avere un ingresso poi nel sistema sociale, sportivo, migliore rispetto a quello che avrebbero senza questo intervento. E iniziando già durante la fase, che può essere anche molto lunga, con un'assistenza qui di fisiatri specializzati, pensiamo di poter realizzare questo progetto.